Ragazzi, eccoci qua, Renato, finalmente siamo riusciti a organizzare quello che era 2 anni che volevamo fare insieme, questo tour in moto, una cosa e l'altra. Ci troviamo a Paesana, nella trattoria al Giardino, la titolare ci offrirà delle degustazioni di prodotti tipici locali e quindi spero che gradirai insieme a tutti quanti i commensali quello che ci proporranno e magari poi facciamo delle domande anche a lei. Dove ci hai portato? Ma vi ho portato in un posto molto carino che è il rifugio Bertorello di una mia cara amica che si chiama Franca. Allora Franca, io sono curiosa, cosa ci proponi stasera? Un menù speciale. Tanto per cominciare ci sono questi salumi che sono locali da un'azienda di Martignana Po che producono loro, perché ho scelto dei prodotti locali dal momento che sono in montagna, preferisco questa cosa. Questi che vi ho portato sono dei tomini che sono fatti col latte dell'alpeggio delle mucche che ci sono qua sopra. Oh, finalmente dopo questo lunghissimo tour ci siamo seduti, un po' di relax. Meno male. Eravamo un po' stanchi. Sì, difatti. Ma ascolta Franco, visto che oggi ci hai portato in questo posto bellissimo dove abbiamo gustato le specialità della vallata e poi siamo andati a questa vecchia fucina, cioè devo dire del 1733 mi pare. Vi ho portato a vedere un bene storico di Paesana che pochissime persone conoscono, che è un'antica fucina dell'anno 1000. Tu pensa che in questa fucina Napoleone costruiva i cannoni per l'esercito. Siamo tutti qua radunati per fare la mappa delle località dove partiamo adesso e andiamo a toccare. Noi siamo qua al rifugio Bertorello, adesso saliamo su a Piamunè, dopodiché prendiamo questa strada sterrata di 14 km, arriviamo fino alla Croce del Tournur e scendiamo fino al Serre di Uncino. Da Uncino prendiamo e partiamo direttamente e andiamo su, passando per Crisolo, al Pian d'Arrè, alle sorgenti del Po, dove faremo un piccolo briefing e scendiamo giù nella località Pian Regina per poi proseguire successivamente verso con un percorso sicuramente bello con una vista incredibile verso Ostana e da Ostana saliamo su all'agriturismo Canostra e andremo a visitare un posto incantevole che si chiama il Bosco Incantato. Siamo arrivati! Ci voleva, ecco Roberta! Ciao Roberta! Bene, tutto bene? Ti presento Milly, ciao, Riccardo! Ciao! Ciao! A
Roberta, fantastico, siamo arrivati bene. Ascolta, ma cosa ci prepari di buono? Guardate, questo è il nostro menù. Oggi vi faccio massaggiare qualche antipastino locale. Abbiamo il nostro lardo con le castagne al miele, un pomino d'alpeggio col bagnetto verde alla piemontese, l'insalatina di funghi e verdura che è molto buona. Perfetto. Poi arriva il piatto forte, la nostra polenta con la salsiccia di Bra, un assaggio di porcini trifolati e un tagliere di formaggi locali. Finalmente siamo arrivati all'agriturismo a Canostra. Ma guarda Franco, ma guarda quanti formaggi! Hai visto che meraviglia? Adesso chiederemo a Roberto, titolare dell'agriturismo, che ci racconti la provenienza. Allora, questi qua sono dei formaggi prodotti qua ad Ostana, in un alpeggio qua al Ser, si chiama Ser Pasture del Ser, perché sono dei pastori qua nella località qua sotto che producono questo formaggio. Questo qua è una toma normale. Questo qua è una toma a base di lavanda, noi produciamo la lavanda e loro ce la fanno esclusivamente per noi, per l'agriturismo che serviamo ai nostri clienti. Ma questo mi sembra che è solo l'aperitivo, no? Per cena? Adesso ci racconterà cosa ci darà dopo. Dopo proseguiamo con un tagliere di affettati, con sempre il lardo alla lavanda e poi abbiamo un primo, agnolotti fatti in casa al ragù, e poi un secondo salsiccia ubriaca col contorno. Franco, ci hai portato in questo antico forno? Mamma mia che profumo di pane! Hai visto, buonissimo. A Calcinera, località sopra paesana, un forno del 1850, cioè proprio storico. Fantastico. E adesso dove ci hai portato? Adesso siamo a Paesana, in centro a Paesana, al bar Vittorio Veneto, dove adesso faremo una degustazione di cose tipiche che ci porteranno e spero che vi piacciono.